Mister Cristofari, un'ottima Torrese sbanca il Palozzi, campo a lei conosciuto. Ottima prestazione da parte dei suoi ragazzi e 3 punti pesanti in classifica. Sì, 3 punti pesantissimi contro un ottimo Sulmona, mi hanno veramente impressionato. Non è retorica, ho visto una squadra organizzata, ma lo sapevamo già, una squadra ricca di grandi individualità. Abbiamo fatto secondo me una grande partita, siamo andati in vantaggio, poi il pareggio all'ultimo minuto del primo tempo poteva un attimo destabilizzarci, invece siamo rientrati, hanno avuto subito una grande occasione il Sulmona per potersi riportare in vantaggio, dopodiché siamo stati bravi a trovare l'episodio del vantaggio, abbiamo gestito anche bene, anche se ripeto il Sulmona ci ha messo alle corde. Sapevamo che ci voleva una partita di grande sacrificio, l'abbiamo fatto, sono contento per i ragazzi perché venivamo da una settimana un pochettino tesa perché la sconfitta di domenica col Capistrello ha lasciato degli strascichi, quindi mi aspettavo una prestazione come quella che hanno messo in campo, quindi questi 3 punti ci danno fiducia e ci danno morale per affrontare questo inizio di campionato. Mister Meco Monaco, rinviato nuovamente l'appuntamento con la vittoria, oggi una sconfitta pesante. Per me non è una sconfitta pesante, cioè pesante a livello di morale, perché io alla squadra non posso rimproverare nulla, la squadra ha fatto una grande partita, per almeno 80 minuti, siamo arrivati davanti alla porta tantissime volte, purtroppo non abbiamo concluso bene, siamo mancati proprio nell'ultimo passaggio, però oggi mi sento di dire bravi ai miei ragazzi perché abbiamo fatto quello che avevamo preparato, abbiamo concesso pochissimo, quindi io sono molto soddisfatto della prestazione, non posso dire nulla, sono rammaricato perché non meritavamo questa sconfitta assolutamente.